Nella sua miglior partita, l'Arezzo perde l'imbattibilità interna lunga 23 gare. L'ultimo KO risaliva addirittura al 17 aprile contro il Monza. Gli Amaranto, con 7 defilati in campo, giocano subito con grande intensità. Dall'altra parte, D'Angelo si prende il lusso di tenere in panchina Moscardelli e Pesenti. Marconi insacca su assist di Di Quinzio e il Pisa passa. L'Arezzo reagisce e va a riposo sull'1-1 grazie a Cutolo che insacca la corta respinta di Gori sul tiro di Serrotti. Nella ripresa montagne russe di emozioni, pronti via e segna Brunori 2-1, quarto gol in questi playoff. Poco dopo però il Pisa ribalta tutto, prima Masucci si prende un rigore per un intervento di Pinto, trasformato ancora da Marconi, poi Di Quinzio viene pescato al limite, evita Luciani e batte Pelagotti per il 2-3. Non sarebbe finita perché Brunori viene messo giù in aria, dal dischetto Cutolo si fa però parare il rigore del possibile 3-3. Vince il Pisa che sigilla la qualificazione, anche se nell'epoca delle rimonte incredibili, tutto potrebbe essere ancora possibile anche vincere a Pisa con due gol di scarto. Lo sapevamo, l'avevo detto pure in conferenza stampa, man mano che aumenta il livello dell'avversario l'episodio diventa ancora più determinante perché i giocatori che lo determinano sono più bravi. Noi oggi non abbiamo concesso, non dico niente, però quasi. A Pisa abbiamo preso gol su un primo soffio di vento, su una deviazione, sulla respinta di calcio d'angolo e due spizzate di testa nel secondo tempo. Io penso che meglio di così non potevamo fare, abbiamo creato tanto e, se devo dire la verità, non mi aspettavo neanche di creare così tanto contro una squadra forte come loro. Che potevamo soffrire un pochettino la fisicità loro su queste palle qua, sì, lo sapevo, però è tutto l'anno che è così. Il calcio non va per me, per chili e centimetri, va per qualità tecniche, se no non ci sarebbe una palla. Noi non abbiamo grande struttura fisica, l'abbiamo pagata su attaccanti di grande stazza, di grande levatura. Però la squadra ha fatto quello che doveva fare. Forse il rigore del 2-2 l'abbiamo subito troppo a caldo dopo aver fatto il 2-1, dove sembrava che l'inerzia della gara fosse rispostata da parte nostra, però la squadra ha ribaltato l'1-0, ha ribaltato il 3-2 perché avevamo ottenuto il rigore per fare il 3-3. Rigore, si sbaglia, non succede niente. Andiamo a Pisa sapendo che due gol di scarto da fare a loro sono pesanti, ma di sicuro la squadra andrà a fare di nuovo la prestazione e nel calcio non si sa mai che può succedere. Anche perché comunque l'Arezzo ha dimostrato di saper far male a questo Pisa. Sì, è chiaro che noi dobbiamo limitare le disattenzioni al lumicino perché prendere gol significa complicarci la vita, ma oggi siamo andati sotto eppure siamo riandati al 2-1 e se succede così al ritorno poi basta di nuovo un gol per qualificarci, quindi guarda, nessuno di voi penso che avrebbe scommesso una lira sul Cittadella che va a vincere a Benevento, quindi noi tentiamo l'ennesima impresa, ma convinti che la possiamo fare. Non è la mia una frase fatta perché ho perso 3-2 in casa, non mi frega niente, la squadra ha dimostrato una personalità eccelsa in una partita, in una semifinale per andare in B. Andiamo a fare la nostra grande partita pure a Pisa, vediamo che viene fuori. Stasera poi c'era uno stadio, insomma, inimmaginabile all'inizio della stagione e già questo, insomma, è un grande successo, anche se dirlo dopo una sconfitta magari fa male. Noi siamo contenti di aver riportato entusiasmo allo stadio perché la gente viene perché la squadra ce la trascina allo stadio. Ho detto questo, quando si fanno queste partite qua si fanno per vincere. Quindi io sono contento di aver portato la gente allo stadio, sarei più contento se andassimo a Pisa e ribaltassimo il risultato. Il gol del 3-2, no? È sembrato un po', diceva appunto il collega, un po' strano, no? Perché si è trovato, credo, Luciani in quella situazione da solo. No, è una pizzicata della punta dove si inserisce la mezzala, lo facciamo anche noi di solito. Hanno sfruttato le loro caratteristiche, poi alla fine vi dissi ieri in conferenza che la partita avrebbero risolto comunque i giocatori più qualitativi, è stato così sia da una parte che dall'altra. Noi abbiamo comunque sofferto loro solo sulle palle alte, perché per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi dobbiamo fare la nostra solita partita, io lo prendo pure come un segno buono che nessuno dei miei diffidati salterà la gara, quindi noi dobbiamo stare in campana, o deve stare pure il Pisa.